Allora, Papanella, domani siamo pronti a seguire quest'ultima tappa della settimana Biopuglia, che si terrà all'interno della Fiera Internazionale dell'Agricoltura. Presenti e presenti ai nostri spettatori innanzitutto il suo consorzio. Allora, il CIBI è il Consorzio Italiano per il Biologico, un consorzio costituito sia da imprenditori agricoli che soprattutto da tecnici, costituito nel 1991 per fornire servizi di qualificazione e valorizzazione delle produzioni pugliesi con l'utilizzo di marchi di qualità ed innanzitutto il marchio di qualità biologico. Quindi è, diciamo, il più antico e longevo consorzio per il biologico e società di servizi che esiste qui in Puglia fin dal 91, quando le aziende biologiche presenti in Puglia si contavano sulle dita di due mani, ma non di più. Ecco. Infatti siamo partiti con 9 aziende. Da allora il nostro consorzio ha continuato ad erogare i servizi per i quali è nata. E questo ha permesso di raggiungere diverse migliaia di aziende. Attualmente in Puglia operano più di 7.000 aziende biologiche, di queste una discreta parte utilizzano i servizi forniti dal nostro consorzio e dalla nostra rete. Oggi, quali sono le maggiori difficoltà nel far apprezzare adeguatamente gli sforzi che gli imprenditori che si occupano di produrre prodotti biologici fanno? Dunque, in realtà ci troviamo in presenza di una situazione per certi aspetti paradossale, nel senso che la domanda di prodotti biologici provenienti dal mercato, sia dai mercati esteri ma anche dal mercato interno, è più elevata di quella che è l'attuale offerta di prodotti biologici. Quindi, nonostante ci sia stata questa forte crescita delle aziende biologiche in Puglia, soprattutto sulla fine degli anni 90, a seguito dei contributi che l'Unione Europea erogava ed eroga a favore delle aziende biologiche, nonostante questa crescita, negli ultimi anni, in particolar modo nell'ultimo decennio, abbiamo assistito ad una prepotente crescita della domanda, tale che l'attuale offerta di prodotti biologici non la soddisfa pienamente. Questo per certi aspetti è un vantaggio per chi produce il prodotto biologico perché permette di mantenere ancora, diciamo, remunerativi e leggermente più alti del convenzionale i prezzi dei prodotti agricoli, perché il vero dramma che vive l'agricoltura è la penuria di mezzi, lo scarsissimo valore che si dà alle materie prime agricole. E quindi, diciamo, lo scarso potere da parte degli agricoltori a riuscirsi a fare pagare pienamente il proprio prodotto. Questo nel biologico non succede perché c'è una domanda molto forte, sostenuta sia dal mercato interno, soprattutto grazie alla domanda proveniente dalla distribuzione organizzata, ma anche dal mercato specializzato, dai negozi specializzati di bio, e questa domanda è sempre più in crescita. Nell'ultimo anno, parlo del 2015, si stima che la crescita del mercato dei prodotti biologici in Italia sia stata superiore al 16%. Con un incremento quindi di parecchie decine di milioni di euro e un fatturato complessivo del prodotto biologico in Italia nell'agroalimentare che supera diversi miliardi, insomma, di euro. Quindi un mercato estremamente interessante, di qui la necessità di non solo aumentare la quantità di prodotti biologici, ma soprattutto quella di qualificarla meglio, cioè di ottenere e mettere sul mercato prodotti e materie prime che siano sempre più di buona qualità, di qualità sempre più elevata, adatti a soddisfare questo tipo di domanda. Questa forte richiesta di prodotti biologici impone anche, diciamo, una maggiore severità nell'adozione dei protocolli biologici in realtà, perché
l'occasione di far entrare in quella tentazione di far entrare in questo mercato prodotto truffaldino, e lei capisce bene, è molto forte, e quindi Oggi su che di qui la percentuali necessità siamo controllo. su questo aspetto, su che percentuali siamo, cioè quante su 100 aziende che seguono le regole in maniera pedissequa, molto elevata a beneficio dei cittadini, quante aziende invece ci sono che si fingono biologiche sul mercato e soprattutto con dei rischi notevoli per la salute dei cittadini in questi casi perché ci sono delle persone che hanno delle patologie che se non mangiano un prodotto realmente biologico possono anche avere seri problemi di vita. Ma guardi, io da questo punto di vista devo essere molto tranquillizzante, perché da tutte le statistiche che noi abbiamo a disposizione emerge che sono una percentuale veramente minima ed irrisoria di aziende che si assoggetta al regime di controllo del biologico, poi fa delle cose che non rispondono ai protocolli del biologico. E questo lo vediamo dalle sanzioni che sia gli organismi di vigilanza, quindi il Ministero dell'Agricoltura, sia gli organismi di controllo e di certificazione che controllano queste produzioni emettono, cioè questo numero di sanzioni è veramente irrisorio, a testimonianza del fatto che poi le aziende, soprattutto le aziende agricole, seguono, diciamo, abbastanza bene i protocolli. Devo dire anche un'altra cosa, che il regolamento del biologico impone che i prodotti biologici, tutti i prodotti biologici messi sul mercato, non abbiano residui di fitofarmaci sostanzialmente. E questa verifica è abbastanza semplice, perché basta prelevare un campione allo scaffale, fare l'analisi multiresiduale, verificare se ci sono o meno residui fitofarmaci. E anche in questo caso emerge una sostanziale tranquillità da parte del consumatore, sia perché i prodotti vengono testati più volte durante la filiera, sia perché soprattutto la grande distribuzione organizzata non ci tiene a immettere sul mercato, a far trovare sullo scaffale un prodotto truffaldino. Le problematiche nascono lungo la filiera, in alcuni, diciamo, processi industriali, dove può essere forte la tentazione di sostituire il prodotto biologico con un prodotto che biologico non è, ma che comunque risponde ai requisiti e agli standard richiesti dalla normativa comunitaria. Quindi, quando ciò succede, che usano del grano non certificato biologico, in realtà però quel grano comunque non ha residui, cioè la salute del consumatore è più che tutelata, però ciò non toglie che appunto la guardia bisogna tenerla sempre alta, soprattutto in queste condizioni, e anzi diciamo accrescere i meccanismi dei controlli e le verifiche per permettere che poi il produttore biologico possa essere adeguatamente remunerato, insomma, ne va della remunerazione del produttore biologico. In questa settimana, quali sono state le risorse, le opportunità e le novità più importanti che sono emerse? Ma questa è una settimana che noi svolgiamo da 5 anni e ci porta ad incontrare tecnici e produttori agricoli in tutte le province pugliesi. Sono coinvolti non meno di almeno 600 aziende che partecipano nei diversi seminari e non meno di 200 tecnici che appunto partecipano a questi seminari, e quindi è il più importante panel test di quello che è lo stato dell'agricoltura biologica in Puglia. Quello che emerge è appunto una discreta soddisfazione dei produttori per quanto riguarda gli esiti di mercato. Emerge anche la consapevolezza da parte loro degli sforzi che dovrebbero compiere per avanzare lungo la filiera agroalimentare. Mi spiego. In Puglia si produce grano, forse si produce anche pasta,
ma non si arriva a completare la filiera. Per dire, non esiste un'azienda che produca succhi di frutta biologici in quantità, diciamo, considerevoli o altre tipologie di prodotto che pure sono fortemente richieste dal mercato, quindi non si riesce a completare la filiera. Non riuscire a completare la filiera vuol dire fare in modo che il valore aggiunto che deriva da queste produzioni si sposta in altre regioni. Quindi abbiamo, diciamo, maggiore consapevolezza del fatto che esiste un'arretratezza, se vogliamo, culturale e imprenditoriale, prima ancora che industriale e scientifica, diciamo una carenza nel avviare nuove imprese, avviare nuove attività che puntino, diciamo, a occupare quegli spazi della filiera più grande valore aggiunto dalla distribuzione organizzata, per dire la più importante piattaforma distributiva di prodotti biologici in Italia è a Verona. Il più importante imbottigliatore di olio extravergine di oliva biologico in Europa è in Germania. Eppure noi produciamo olio, eppure noi produciamo ortofrutta, noi come tutto il Mezzogiorno d'Italia. E evidentemente mancano quelle capacità organizzative ed imprenditoriali che servono ad acquisire quegli anelli della filiera che sono a più elevato valore aggiunto, come dicevo prima, e anche più interessanti dal punto di vista del reddito. L'innovazione tecnologica, quanto sta aiutando il mercato del biologico per le vendite online? Ma l'innovazione tecnologica, diciamo che non solo la ricerca scientifica, ma anche il mondo, diciamo, industriale, tecnologico, è sempre più attento alla dimensione del biologico, in dipendenza appunto di questa prepotente scelta che i consumatori, anche in periodi di crisi economica come quelli che stiamo vivendo, destinano alle produzioni alimentari di qualità. E quindi stanno dedicando sempre più attenzione, sviluppando tecniche e tecnologie a basso impatto ambientale, che quindi non prevedano il ricorso a quegli additivi, a quei mezzi chimici che sono proibiti per l'appunto nel prodotto biologico e quindi sviluppano altre tecnologie a più basso impatto ambientale che puntano sulle caratteristiche fisiche ed organolettiche dei prodotti per, diciamo, preservarli e ottenere prodotti che abbiano un'adeguata shelf life e anche un'adeguata presentabilità sul mercato. Devo dire, oggi, se uno visita un negozio di prodotti biologici, ma anche semplicemente un supermercato generalista, trova una tale varietà di referenze bio che veramente è in grado di soddisfare qualsiasi paniere alimentare, qualsiasi palato anche più esigente, diciamo, da questo punto di vista. Approfitto della sua disponibilità per altre due domande importanti. La prima è legata alla formazione. Quanto bisogno c'è di formazione e di certificazione di competenze in questo ambito e qual è lo stato dell'arte nell'ambito della formazione? Dunque, il bisogno di formazione è enorme. È enorme perché molto spesso, a cominciare dall'agricoltore che aderisce al metodo biologico, non sempre ha conoscenza di tutti i vincoli normativi, i protocolli, le migliori prassi da adottare per ottenere un prodotto biologico e questo lo porta a volte inconsapevolmente a deviare rispetto ai protocolli più tradizionali, per dirle anche sull'etichettatura dei prodotti continuiamo ad avere delle defiance e anche per l'appunto sulla possibilità di lavorare i prodotti in modo conforme al biologico senza ricorrere alla chimica, anche su questo abbiamo notevoli carenze. In parte suppliscono diciamo, gli organismi di controllo che al momento delle visite, delle ispezioni presso le aziende, ricordiamo che tutte le aziende biologiche devono essere ispezionate almeno una volta l'anno, quindi durante queste visite loro evidenziano
questi punti critici. Però ecco, sarebbe auspicabile, e peraltro il PSR ci dà queste possibilità, sarebbe auspicabile che tutti gli agricoltori, prima di intraprendere il percorso del biologico, ma anche durante, vengano interessati da percorsi formativi ad hoc, così come i tecnici che vengono chiamati ad assisterli e a seguirli, diciamo, per migliorare le loro buone prassi, per migliorare le loro tecniche. Quindi diciamo che il bisogno formativo è enorme, magari inespresso, perché ognuno ha una sua idea del biologico, quindi ognuno sente di essere maestro in casa sua, ma in realtà serve una prepotente azione di acculturamento innanzitutto, ma anche di istruzione tecnica perché questi protocolli vengano seguiti in modo adeguato. L'altra e ultima domanda riguarda la progettualità. Ritiene che oggi il biologico, come avviene in altre regioni, possa essere un elemento di marketing territoriale per attrarre turisti nella nostra regione con una produzione di qualità? Ma certamente, diciamo, le produzioni tipiche tradizionali pugliesi, la gastronomia pugliese si avvantaggia enormemente di prodotto biologico. Consideri che il biologico è l'appellativo alimentare più internazionale, più globale che esista al mondo. Quindi in qualsiasi parte del mondo uno vada, possono non conoscere la Puglia, possono non conoscere l'olio extravergine di oliva, possono non conoscere, diciamo, le particolarità di un cibo, di un alimento, di un ingrediente, ma sicuramente sanno cosa significa biologico. Lo sanno perché il biologico è presente in tutti gli stati del mondo, è normato, in tutti gli stati del mondo e quindi, anche se magari non tutti hanno un'idea precisa, però un'idea ce l'hanno. Se uno va all'estero, va in Giappone e dice questo è un olio biologico, capiscono la parola biologico innanzitutto e poi siamo in grado di fargli capire anche tutto il resto. Questo vale ovviamente anche per il nostro territorio. Devo dire che da questo punto di vista siamo ancora più in arretrato rispetto alle problematiche che dicevamo prima, quantitative, diciamo, di fornire materie prime. Qui serve una consapevolezza, diciamo, dell'importanza che il biologico gioca per la nostra regione che attualmente manca a diversi livelli. Una consapevolezza che innanzitutto accomuni i pugliesi, cioè noi non sappiamo di essere una delle prime regioni in Italia e quindi in Europa per la produzione, che so, di olio extravergine biologico, di ortofrutta biologica, di uva da tavola biologica, di vino biologico, di pasta biologica. Quindi siamo leader in Europa e questa è una consapevolezza che noi tutti dobbiamo avere. Spesso siamo noi invece i principali detrattori, quelli che non ci credono, quelli che diciamo, sviluppano più scetticismo rispetto all'affidabilità delle produzioni biologiche. E, non è vero, non è detto. Basti pensare che, diciamo, alcune delle più grandi truffe di biologico che ci è stato in Italia negli ultimi 10 anni si sono realizzati in comparti commerciali, finanzieri, commerciali e produttivi del nord-est d'Italia. Quindi a volte noi, diciamo, ci accogliamo una fama che non meritiamo perché molti pugliesi sono persone attive, oneste e gran lavoratori, insomma. E quindi innanzitutto serve questo, serve un'acquisizione di consapevolezza di essere una regione importante del biologico che fornisce prodotti biologici di elevata qualità e che possono essere destinati sia all'alimentazione di persone che vivono in Nord Italia piuttosto che in Nord Europa, ma anche nostra, e quindi dei nostri figli, delle nostre tavole, dei nostri agriturismi. Purtroppo prevale spesso nel nostro modello, la ricerca più della genuinità
intesa in senso lato, che non del biologico. Ecco, noi dovremmo comprendere come questi due termini, biologico e genuinità, in qualche modo coincidono, devono coincidere. Cioè, un prodotto non può essere genuino se non è biologico, non può essere veramente genuino se non è biologico, come un prodotto veramente biologico non può essere non genuino. Cioè, è ovvio che il prodotto biologico deve essere un prodotto genuino, anche perché è assicurato e controllato lungo tutta la filiera. Quindi, su questo, sul chiamiamolo marketing territoriale, chiamiamo necessità di sistema che la Puglia deve fare, abbiamo molto, molto da portare avanti. Consideriamo che più del 15% della superficie agricola utilizzata in Puglia è condotto con metodo biologico, il che vuol dire parlare di 200.000 ettari. 200.000 ettari sono quanto l'agricoltore di un'intera regione, come può essere l'Umbria. Quindi, diciamo, sono numeri veramente importanti che meritano, diciamo, sia una politica, ma anche un'azione di sistema adeguata che dobbiamo essere in grado di supportare. E chiudiamo con un appello da parte sua ai giovani che vogliono avviare una start-up in questo settore, soprattutto con le nuove opportunità che vengono presentate in questi giorni. Beh, penso che sia il caso che essi guardino a quelli che sono i nuovi trend, diciamo, alimentari e salutistici in crescita. Pensiamo al veganesimo, pensiamo a tutto il discorso delle intolleranze alimentari, pensiamo alla ricerca di benessere fisico, ma anche di piacere, e dobbiamo pensare al fatto che un alimento implica comunque non solo una materia prima adeguata, ma anche una sua adeguata trasformazione. Quindi, ecco, dedicherei una particolare attenzione a quelle che sono le nuove modalità con cui il cibo si presenta a tavola, e su questo lavorerei per avere prodotti, diciamo, freschi, genuini, e che arrivino sulle tavole di tutti. Ecco, in questa direzione io proverei a lavorare, a sollecitare un po' l'inventiva e le capacità che certamente non mancano ai nostri giovani. Ringraziamo quindi per la cortesia e la pazienza il dottor Paparella e ci sentiamo poi domani, seguiremo l'andamento della giornata bio che si terrà a Foggia. A disposizione anche per qualsiasi attività informativa che può essere di supporto a questa importantissima opportunità che si dà alla salute dei cittadini e soprattutto agli imprenditori agricoli per offrire qualità. Grazie ancora e buona serata ai nostri telespettatori.